Oscar Farinetti, presidente di Italy. Buonasera, sono un po' in difficoltà, voi fate ferro, ferroso in generale, io vendo, faccio il droghiere e vendo salami e quindi come dice lui, prima il nostro organizzatore ha detto che cosa ci azzecca, visto che parliamo di internazionalizzazione, ci azzecca perché secondo me in generale noi italiani esportiamo poco in tutti i campi, poco. Forse il campo in cui sono stati più bravi, poi sentiremo il re degli occhiali nel mondo, ma insomma il campo della moda e di quello che mettiamo un po' al di fuori del nostro corpo siamo stati bravi. Noi italiani nel cibo, pensate, pur avendo il cibo più considerato più figo al mondo, tutto il mondo vorrebbe, ve lo giuro, io che di mestiere sono obbligato a girare il mondo per venderlo, tutto il mondo vorrebbe mangiare e vestirsi come noi italiani, c'è possibilità enorme, malgrado questo siamo lì. Esportiamo 30 miliardi di cibo, secondo me potremmo esportarne 150 in 3 mosse e 6 mesi di cose fatte bene. Abbiamo in comune, anche se voi fate un altro mestiere completamente diverso dal mio, che siamo comunque i figli di Marco Polo e di Cristoforo Colombo, insomma, no? Dei grandi esploratori che hanno inventato il mondo. Uno ha scoperto la Cina, l'altro ha scoperto l'America. Il primo buscava a Ponente, a Levante, scusate, e si è andato tutti a buscare da Levante, e poi c'è stato questo fenomeno di Cristoforo Colombo che qualche centinaio di anni dopo ha incominciato a dire: è arrivata l'ora di buscare da Ponente. Ed è secondo me il grande esempio che dobbiamo prendere da lui, noi italiani, che abbiamo la propensione quasi vitale ad esplorare e a vincere nel mondo, ma che nel corso del nostro declino siamo diventati un po' provinciali, ci abbiamo dimostrato di avere un po' paura di andare nel mondo, mentre avendo questa propensione secondo me possiamo fare molto di più. Pensate al mio campo, il cibo. Pensate a questa cosa incredibile. Noi che siamo considerati, noi abbiamo una cucina, abbiamo una gastronomia più che piace di più, più cool nel mondo. Non è la nostra non è la cucina più antica, non fatevi raccontare frotto, grandi cucine importanti, antiche, millenarie, sono quelle cinesi, indiane, giapponesi. Noi abbiamo una cucina nuova, fresca, il pomodoro tra un cavolo e l'altro arriva verso dopo il 1600, 1650 e cambia tutto. Noi abbiamo una cucina fresca e soprattutto abbiamo una cucina replicabile, perché la nostra cucina nasce in casa, è domestica. I francesi, che hanno qualche anno, qualche secolo di vantaggio rispetto a noi, hanno una cucina che nasce nei restaurant, che da loro nascono almeno 150 anni prima. E quindi si verifica che noi facciamo la pasta, per esempio, nei nostri ristoranti, poi tu vai a casa e la rifai uguale. Compri la pasta, compri l'olio extravergine, compri il pomodoro, vai a casa e lo fai. Tu vai in un ristorante francese, mangi un fantastico foie gras, che è buono, poi torni a casa e non fai un tubo. Non è replicabile. La nostra cucina asciutta, replicabile, fresca, dove la materia prima ha una componente fondamentale, meno cucina, più mercato. Per questo è destinata, ha vinto nel mondo, è destinata a vincere, nei prossimi anni vincerà sempre di più. È per questo che ho investito in questo campo, perché il più rimane da fare e quindi il futuro è meraviglioso. Quindi pensate, con una roba di questo tipo, da noi sono arrivati i francesi e hanno fatto i supermercati. E oggi il 23% di ciò che noi spendiamo in cibo, che non è poco, noi spendiamo 120 miliardi l'anno, il 23% di ciò che spendiamo in cibo va a finire nelle banche di Parigi. Ok, va bene, siamo contenti, i francesi sono i nostri cugini, siamo in Europa, è tutto bello, però è così. Noi italiani non abbiamo aperto un tubo nel mondo. Abbiamo gente bravissima, Coop, Esselunga, bravissimi. Si scrivono i libri tra di loro, si denunciano, sono lì a bisticciare a Cinisello Balsamo per conquistare una nuova licenza e non vanno ad aprire Manhattan. Non hanno mai aperto la nostra grande distribuzione, che vi garantisco è brava, tra le migliori al mondo, è provinciale, non ha mai aperto.
E così succede che un contadino come me di Alba parte, va a New York e apre un supermercato di cibo italiano e fa 80 milioni di dollari, che oggi dà lavoro a 800 americani, è un successo enorme, enorme. Il New York Times l'ha messo al terzo posto nelle top 10 destination di New York, quindi primo posto l'Empire State Building, i 10 posti più visitati di Manhattan. Secondo posto Metropolitan, terzo Italy, quarto il MoMA e quinto Apple Store. Ho goduto da morire a battere di due posizioni l'Apple Store. Perché è successo questo? È successo questo perché ci vogliono, ma ci vogliono col nostro stile. Che cosa vogliono da noi, figli di Marco Polo e di Cristoforo Colombo? Vogliono la qualità e la vogliono in tutti i campi. E vi garantisco che c'è una dicotomia stranissima tra la totale disistima, come potete ben immaginare, che hanno di noi sotto profilo del senso civico, della partecipazione sociale, della polis, dell'arte di far politica. Non siamo molto stimati, ancorché ultimamente abbiamo migliorato di gran lunga la nostra immagine, ma dall'altra parte, incredibile, non solo gli siamo simpatici, gli piacciamo per come mangiamo, per come vestiamo, per le automobili di lusso che facciamo, eccetera, ma ci stimano da matti. E questa è una cosa che noi sentiamo in tutto il mondo. Io ricordo sempre, io sono il re della banalità, a me piacerebbe semplici. Io credo che la prima caratteristica di un capitano d'azienda, che sia padrone o che sia manager, debba essere la capacità di semplificazione della problematica. Più si è semplici, più si è vincenti. Io parto dall'idea che tutto è facile anche andare nel mondo. Parto dall'idea che tutto si può fare in fretta. A me questa roba che è tutto lungo e difficile, io credo che spesso ci sia mascherato dietro pigrizia oppure la coscienza di essere incapace a fare una roba ma voler stare nello stesso posto. Allora si dice che ci va tanto tempo ed è difficile. Quindi, partendo da quest'idea della semplicità e della banalità, io mi ricordo tutte le mattine, mi sveglio, cerco di ricordarmi che noi italiani siamo lo 0,83% della popolazione del mondo. È un numero che bisogna ricordarcelo. Cioè di là c'è il 99,13. Siamo niente. Siamo meno dello 0,4% della superficie, siamo meno del 3% del PIL. C'è un mondo fuori. E incredibilmente c'è un mondo che guarda l'Italia come il paese della bellezza. Chiaro, cibo, design, automobile, ma anche industria di precisione. Riconoscono la nostra capacità innata nel costruire cose precise e cose belle. E quindi il grande tema, il grande messaggio che vorrei mandarvi oggi, visto che è dedicato all'export e all'internazionalizzazione, andiamo nel mondo, andiamo a portare cose belle e cose precise, ma facciamolo buscando a Ponente, cioè in maniera un po' originale, antimodello, come siamo noi. Noi italiani non siamo tanto dei fenomeni nella gestione, nell'organizzazione, nel lavoro di gruppo. Siamo un pelino più un paese di fuori classe. Cioè poi riusciamo anche a organizzarci e anche meglio, no? Ma cerchiamo di farlo buscando da Ponente, cioè cambiamo sistema. Cosa ha fatto Italy? Italy nasce soltanto 5 anni e mezzo fa, sembra incredibile. Oggi è considerato il marchio più importante per il cibo italiano nel mondo. Tutto il mondo ci vuole, tutto il mondo viene a chiederci di aprire Italy e sembra una vita, e sono passati 5 anni e mezzo. 27 gennaio del 2007 abbiamo aperto a Torino. Abbiamo avuto questo successo perché abbiamo centrato una breccia. Voi sapete meglio di me che per fare un progetto si fa una roba semplicissima, si fa due fasi, l'analisi e la costruzione progettuale. Quella che tu non devi mai sbagliare è l'analisi. Perché se sbagli la costruzione progettuale torni indietro e la rifai, non è un problema. Ma se sbagli l'analisi, che consiste nella visione dello scenario, capire un mercato del mondo,
Se la sbagli, vai nella direzione sbagliata e di lì non c'è verso, non ci torni più. E facendo l'analisi ci siamo resi conto che mancava completamente un'offerta di quel tipo. Da un lato c'erano grandi centri di distribuzione più o meno organizzata di retail con tanto prodotto, qualità più o meno, molta persuasione occulta, molto tentativo di vendere tanto, molta offerta, molto prezzo, poco racconto. Dall'altra parte c'erano piccoli negozi nicchia con dei prodotti fantastici in piccolissime quantità, raccontate in maniera soltanto orale, quindi luoghi non vissuti, non da vivere, e con prezzi elevati. Abbiamo pensato che se riuscivamo a costruire un animale mitologico prendendo la testa di uno e la coda di un altro, forse questo minotauro avrebbe potuto combinare delle robe. L'analisi è stata giusta, l'analisi serve a trovare una breccia. In ogni mercato esiste una breccia. Io sostengo sempre, quando faccio questi esempi, per esempio ai giovani, vado spesso dei convegni per far venire, si chiamano lezioni di coraggio, che lo faccio ai giovani, che siano imprenditori o no, per fargli venire voglia di buttarsi. Dico sempre, non so, dico, se io dovessi occuparmi di chiodi, in combinazione cito sempre i chiodi, che è una roba ferrosa, non so se c'è qualcuno di voi che fa chiodi, chissà, ma il chiodo, dico, è una roba vecchia, il chiodo, io dico, magari se mi metto a fare analisi per 6 mesi, secondo me anche nel chiodo c'è una breccia, secondo me c'è un modo di fare un chiodo che qualcuno non ci ha ancora pensato e che può avere un successo. Il tema è fare l'analisi bene, e ragazzi giovani spiego sempre che il piccolo segreto, più che l'intelligenza, è la tenacia. Basta, dico, un segreto è semplicissimo, basta per 6 mesi non pensare a nient'altro. Quindi avendo anche dei problemi di relazione, no? Il famoso chiodo fisso. Chiodo fisso. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo aperto nel 2007 a Torino e poi subito dopo siamo andati in Giappone. Io avevo questo pallino del Giappone perché amo quel popolo, perché è il popolo nel mondo che ha più senso civico, rispetto civile. Io adoro le popolazioni del mondo che sanno convivere con gli altri umani. Magari tanto qui ci siamo imprenditori, gente che lavora, possiamo parlarci chiaro, no? Tanto politici non ce n'è, ci sono politici qua, no? Quindi posso dire un po' di roba che penso. Noi abbiamo avuto negli ultimi, secondo me, 20 anni una classe politico-istituzionale, non parlo solo dei politici, ma parlo anche di funzionari nei vari istituti pubblici a tutti i livelli che hanno, secondo me, fatto, cioè, non solo incompetenti, hanno fatto abbastanza, hanno fatto di tutto per mettere i bastoni tra le ruote. Questo è il tema. Infatti io auspico, come primo passaggio, di avere almeno nel futuro una classe politica che almeno non ci rompa tanto le scatole, cioè che non ci freni. Poi il successivo sarebbe avere Pericle, cioè avere una classe politica che invece aiuti questa cosa. Cosa abbiamo fatto noi? A fronte di un prodotto così semplice, a fronte di una cucina così pulita, così virtuosamente minimale, abbiamo creato un castello di complicazioni, di burocrazia da non capirci più un tubo. Lei lo sa che abbiamo 517 differenti denominazioni tra DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, non si capisce niente, non capiamo niente noi italiani, figuratevi all'estero. L'altro giorno ero in Giappone, ero a Tokyo, cercavo di spiegare a un giapponese, avevo in mano una bottiglia di Barbera d'Alba e gli dicevo, vede, DOC, perché i giapponesi loro poi non puoi contargli palle, però ti fanno domande in maniera estenuante finché non capiscono, ti fanno morire, cioè non incominciate col giapponese a dire una roba più o meno perché questo ti fa morire. DOP, allora, DOP vuol dire denominazione, DOC, denominazione di origine controllata, controllata, vai a spiegare. Poi gli faccio vedere la bottiglia di Moscato d'Asti, o di Asti spumante, ricordo più, e c'è DOCG, cosa vuol dire? Allora, denominazione di origine controllata e garantita. Allora lui mi fa, ma allora Barbera d'Alba non è garantito? Tu vagli a spiegare che la lobby del Moscato è più forte della lobby del Barbera, a un giapponese.
Pensate, c'è stata la gara dei deputati e senatori locali ad ottenere un IGT, una indicazione geografica tipica per il proprio prodotto. Per cui è successo che un deputato di Cisterna, c'è un paese che si chiama Cisterna, nel Monferrato, e lui è riuscito a ottenere l'IGP per il suo Barbera. E siccome la legislazione, che ha 82 pagine per regolare le altezze dei loghi, poi nel vino puoi metterci tutta la merda che vuoi, lì non è scritto, però l'altezza dei loghi, se la sbagli, multa, va in galera, robe pazzesche, che obbliga a scrivere la stessa altezza, paese, denominazione, per cui le vedi su ste etichette Barbera di Cisterna, che anche è una roba che non va bene, Barbera di Cisterna, secondo me venderla è difficile. 517 denominazioni. Nel campo del vino 11 enti diversi che ci controllano. NAC, NAS, repressione frodi, Valore Italia, consorzi, 3 livelli di assessorato, forestale, manca solo più l'esercito e poi l'aviazione e non si capisce più niente. In Francia sono 3. Gli organi di controllo sul vino. Abbiamo fatto la gara negli ultimi 20 anni a mettere all'agricoltura e al turismo i più incompetenti che c'erano, cioè si faceva la prima riunione per stabilire il governo, si cominciava allora finanze e poi infrastrutture e poi interni e poi giustizia e poi stremati alla fine, chi mettiamo il turismo? Non dico i nomi. Ma chi mettiamo agricoltura? Record, negli ultimi 18 mesi 3 ministri di agricoltura diversi. Adesso fortunatamente l'agricoltura abbiamo uno molto competente, si chiama Catania, un ragazzo in gamba. Però anche il turismo hanno messo Gnudi, che è una persona straordinaria, ma è un commercialista di Bologna. Bisogna ritornare alla competenza. Quindi complicazione mostruosa, poi Ale, Takuma, Enit, ICE, Istituto Commercio Estero, Enit, e poi di nuovi istituti su istituti, e poi consorzi, i consorzi nel vino piuttosto che altre cose, figli della politica, e poi questa follia di federalizzare, e cioè di demandare alle regioni la promozione turistico-gastronomica e sul cibo nel mondo, per cui tu andavi a Shanghai e vedevi lo stand del Molise, cioè tu dici, questi qui fanno fatica a sapere dove è l'Italia e noi gli spieghiamo dove è il Molise. Insomma, nessun tipo di strategia comune sul pezzo, anzi di tutto, per promozioni del prodotto in America nei musei di sesto ordine, dove vanno 3 visitatori al giorno e su a mettere i baracchini. Nel campo delle imitazioni, qui vi do un numero, 30 miliardi vi dicevo di esportazione di agroalimentare italiana nel mondo, quindi di eccellenza, esportiamo roba buona mediamente, non tutta ma in gran parte, si calcola che i prodotti cosiddetti di Italian Sound, Parmesan, San Marsan, sia 90 miliardi, 3 volte. E noi come abbiamo investito? A fare i poliziotti nel mondo. C'è gente che parte, va nel Bronx a cercare uno che fa il Parmesan, ma perdiamo tempo. La mia idea è semplicissima. Primo, si basa su questo intanto. Nel percorso buono, pulito, giusto, questo è il percorso del cibo, buono, pulito, giusto. Sul buono abbiamo lavorato bene noi in Italia, ci siamo. Ricordatevi 1986, Narzole, metanolo, 11 morti. Cioè era questa, la produzione dell'Italia. Oggi assistiamo ad un eccesso d'offerta di vino buono, di olio extravergine fantastico, di pasta di nuovo fatta con i grani duri buoni, di formaggi straordinari, cioè in Italia oggi abbiamo. Quindi il percorso del buono è stato fatto, adesso tocca al pulito. E nel pulito anche lì siamo reduci da un casino pazzesco, biologico, biodinamico, agricoltura integrata, anche lì si fa fatica a capire. Noi italiani dobbiamo battere tutti i paesi del mondo in velocità.
dobbiamo eliminare tutte queste menate di denominazioni che abbiamo, oppure teniamoci per noi in Italia, per le nostre seghe mentali, farci un po' di convegni, quelle robe lì tra di noi. Bisogna creare un unico macro disciplinare dell'agricoltura italiana, no OGM, no concimi chimici, no diserbanti. Ve lo dico perché l'ho fatto io, nella mia azienda, Fontana Fredda, Borgogno, 7 anni di lavoro, abbiamo eliminato completamente tutto, abbiamo aumentato il costo del lavoro del 6-7%, che non incide così tanto in agricoltura il costo del lavoro rispetto a altre aziende. No OGM, adesso non ve la faccio lunga, se no, però vi posso spiegare i 7 punti di un manifesto chiaro, di cui 6 sono tecnici che spiegano perché conviene non puntare sugli organismi genetici, sulla manipolazione genetica dell'agroalimentare, ma il 7° punto di ogni punto è che a livello di marketing diventerà fighissimo essere praticamente l'unico paese del mondo contrario agli OGM, un po' come la neutralità per la Svizzera, diventa un argomento fortissimo nel mondo, perché tanto la modificazione genetica invaderà il mondo, con dei pretesti pazzeschi, sbagliati, che sarebbero quelli di togliere la fame dal mondo. Quindi no OGM, no concimi chimici, no diserbanti. Pensate, macrodisciplinare, noi andiamo a dire nel mondo che i prodotti veri dell'agricoltura italiana hanno quelle 3 cose lì. Poi prendiamo una mela e la facciamo tricolore. Una mela tricolore. Perché la mela? Perché la mela, insieme all'uva, il frutto più coltivato in Italia, oltre 95 tipi di mele, e poi la mela evoca cose belle, cose bibliche, sulle quali puoi anche costruire advertising fatto bene. Prendi una bella mela, la contorni, gli scrivi sotto, la fai tricolore, prodotto vero italiano. Questo significa per noi italiani lo Stato riappropriarsi di un bene preziosissimo, che è la bandiera italiana, che non possiamo più concederla alla cacchio in giro. Siccome la bandiera italiana era sfigata fino a qualche anno fa, avete notato dopo il 150° che è tornata a essere cool, ce la mettiamo sulle maglie, no? Piace di nuovo, ci riappropriamo la bandiera italiana, una mela tricolore. E poi andiamo nel mondo raccogliendo tutti i quattrini che adesso sprechiamo in promozioni, con i consorzi così, e li buttiamo tutti in una comunicazione. Vi ricordate quella della pura lana vergine, straordinaria, quella del vero cuoio? Cioè di dire alla gente: cerca quel marchio, cerchi quel marchio e trovi il prodotto vero italiano. Quindi voglio... il mio progetto è di andare a raccontare al mondo: cerca la mela tricolore. Se quel prodotto, la mela tricolore, A, è italiano, B, non ha usato GM in campagna, non ha usato concimi chimici, andiamo sul pulito. E poi scendiamo per ogni categoria di prodotto una riga, quindi vino, meno 50% dei solfiti consentiti dalla legge. I francesi fanno karakiri, vanno fuori di testa se usciamo quella roba lì. Perché noi siamo prontissimi a farlo, anche loro abbastanza, ma nessuno lo dice, e tutto il mondo accusa i solfiti che ci fa venire mal di testa, ed in parte è abbastanza vero, 70%. Quindi avete capito, macrodisciplinare Italia con quelle 3 regoline, scendiamo, vino, 50% dei solfiti consentiti dalla legge europea, olio di oliva extravergine, 100% olive italiane, formaggio italiano, 100% latte italiano, solo latte, caglio, sale, punto. Salumi, prosciutti, 100% suini nati e allevati in Italia. Carni, razze autoctone italiane nate e allevate in Italia. E non vi rompo le scatole, ma avete già capito. Un macro disciplinare italiano di 3 regole 3, che scende con un disciplinare di categoria con una regola una, tutto rappresentato, il tutto da questa mela tricolore, e andiamo a raccontare al mondo: cerca la mela tricolore. E così i poliziotti li facciamo fare i consumatori, perché li educhiamo. Siamo innovativi, siamo creativi, siamo italiani nella comunicazione rispetto a tutti gli altri, facciamo un culo così, e come minimo ci prendiamo quei 90 miliardi da aggiungere ai 30 che non abbiamo. Quando racconto il 23, io aprirò le carte a un convegno col ministro sul vino da me a Italia Roma insieme a Angelo Gaia,
gli faccio uno scherzetto al ministro, perché parto, gli faccio tutto il progetto. Potete immaginare come sono io, ho già disegnato la mela, ho già fatto tutta la comunicazione in inglese, ho già piantato un casino, quindi gli faccio già le slide pronte del progetto finito e so già cosa mi diranno i politici. Mi diranno, ma è troppo semplice. Perché è semplice, no? E le robe semplici ti sembra che non possano funzionare. Ecco, queste sono le mosse.